Ok, in questa seconda parte parleremo delle microalghe e dei loro estratti nell'alimentazione umana. Se googolate un po', questa è la tipica immagine che viene fuori dalle biomasse o dagli estratti, i mercati, i sottoprodotti che possono essere tirati fuori, quindi lipidi, soprattutto con un focus sugli omega 3, le proteine, le fibre, i pigmenti, altre sostanze attive, vitamine e minerali, e poi i mercati di riferimento, mercato della nutraceutica, quindi soprattutto quello dei food supplements, delle formule per l'infanzia, il mercato farma, il mercato cosmetico e il mercato dell'alimentazione animale. Food raramente lo trovate e forse c'ha anche un senso che non ci sia. Sulle proteine, che sono, diciamo, una delle componenti predominanti all'interno delle biomasse delle microalghe, potete leggere dappertutto che le alghe sono caratterizzate generalmente da un elevatissimo contenuto proteico e sono capaci di sintetizzare tutti gli aminoacidi, compresi gli aminoacidi essenziali, di cui noi abbiamo bisogno perché non siamo capaci di sintetizzarli. Qui ci sono riportate le percentuali in proteine, per esempio, di una clorella e di una spirulina. Con la spirulina andiamo a concentrazioni di proteine che sono, diciamo, ben al di sopra di qualsiasi altro tipo di biomassa. Molte delle attività biologiche che sono legate al consumo della spirulina, dalla letteratura scientifica, derivano direttamente dalle proteine o da idrolizzati proteici, quindi idrolizzati ottenuti o attraverso delle digestioni di tipo enzimatico della frazione proteica o delle fermentazioni o delle particolari fermentazioni che generano piccoli peptidi ad azione attiva. E la maggior parte di questo tipo di attività sono attività di tipo antiossidante, antipertensiva, immunostimolante, antivirale, anticancro. Molta della letteratura chiaramente è fatta su studi in vitro e studi su animali. In studi in umana, diciamo, siamo ancora in una fase molto d'infanzia, che stiamo andando piano piano a trasportare questa serie di studi nell'umana. Per le proteine, queste, diciamo, sono gli aminoacidi essenziali paragonati con quelli che dà la WCO e la FAO come riferimenti da avere nella dieta come quantità. L'uovo è preso tante volte come riferimento, no? Sia a livello, diciamo, di composizione per la nutrizione umana, la soia e poi c'è tutta una serie di microalghe. Possiamo vedere che quasi tutte le microalghe hanno un contenuto di aminoacidi essenziali in linea con i parametri raccomandati dagli organismi internazionali. Ma non è importante solo il contenuto di aminoacidi essenziali o il contenuto di proteine, ma quello che dobbiamo andare a guardare sono questi valori. Il valore biologico, soprattutto, che è la misura dell'azoto trattenuto dall'organismo per la crescita o il mantenimento rispetto a quello escreto. Diciamo, questa differenza tra quello che mangio e quello che poi effettivamente utilizzo è il valore biologico di questo azoto. Il coefficiente di digeribilità, sostanzialmente quanto ne perdo durante la digestione, il net protein utilization, che è un parametro che correla entrambi questi due parametri, il protein efficiency ratio, che è il guadagno in peso per unità proteica che ingerisco. È un valore che si usa moltissimo anche nella zootecnia, no? Cioè con questa biomassa, mangiando un chilo di proteine, questa biomassa guadagni 0,5 kg
È un fattore che ti dà subito una misura puntuale su quella che è il valore nutrizionale di quelle proteine, di quella biomassa. Anche qua, come riferimento, è preso l'uovo e la caseina, che chiaramente hanno questi valori molto alti. Vediamo che le alghe, se anche non arrivano mai a questi valori, comunque hanno valori del tutto accettabili, dei valori che ne giustificano il loro utilizzo come fonte di proteine per la nutrizione. Un altro focus importante sulle microalghe è quello relativo ai lipidi. La capacità di accumulare tanti lipidi nelle microalghe per tanti anni ha portato l'attenzione verso un loro utilizzo come biomasse energetiche, perché questa loro caratteristica di crescere in fretta, accumulare tanti lipidi, ha dato adito a quello che chiamiamo fuel dream, la possibilità di avere un combustibile derivato da una biomassa a basso prezzo, sostenibile e competitivo. Chiaramente siamo molto lontani da questo sogno, perché adesso quello che invece è il focus odierno sui lipidi da microalghe è proprio nel food. Nel food i lipidi da microalghe stanno impennando per tutta una serie di motivi. Qua vedete per tutta una serie di alghe AT ed HT. Queste sono autotrofia, quindi cresciute con la luce, eterotrofia, cresciute al buio con il carbonio organico, e MT è la mixotrofia. Quindi la produttività in biomassa per chilogrammo metro cubo l'anno che posso ottenere di queste varie microalghe e la produttività in lipidi. Ok? Si arriva a valori, potete vedere, di mezza tonnellata per metro cubo d'acqua per anno. Chiaramente in eterotrofia, utilizzando una microalga che è anche commercialmente utilizzata oggi per la produzione di lipidi. Ma questi lipidi come sono? I lipidi importanti che noi mangiamo nella dieta, che di cui abbiamo bisogno nella dieta, sono questi: gli omega 3 e gli omega 6. Quindi sostanzialmente sono molecole che hanno più i famosi poliinsaturi, più di due legami, più di due doppi legami sulla molecola, e poi a seconda della lunghezza e della posizione abbiamo questi più importanti: gli omega 3, l'alfa linolenico, l'eicosapentaenoico, il docosahenoico, e gli omega 6, il linoleico, il gamma linolenico e l'arachidonico. Sempre seguendo il ragionamento di prima, se vogliamo mangiare dei lipidi cardioprotettori, questi lipidi, la biomassa che ci viene in mente subito è il tonno. Ok? Ma il tonno da dove li piglia questi lipidi? Il tonno li piglia dalla catena trofica. Ok? Perché ci sono dei crostacei piccolissimi, lo zooplancton del mare sostanzialmente, che pascola sulle alghe. La maggior parte di questi lipidi partono da questo livello trofico, si bioaccumulano nelle aringhe, poi nelle sardine. Il tonno mangia le sardine, quindi per un processo di magnificazione noi abbiamo che il tonno ha questi fantastici lipidi. Purtroppo c'è un purtroppo, che il tonno non accumula solo questa roba qua, purtroppo accumula, secondo lo stesso procedimento, anche il mercurio o il piombo, che purtroppo stanno diventando ambientalmente un problema, per cui sono usati anche come indicatori dello stato di salute dei mari. Per l'infanzia, dove i poliinsaturi sono considerati, sia per lo sviluppo cerebrale, per le capacità cognitive, sono considerati un plus nutrizionale importantissimo, ormai riconosciuto a qualsiasi livello. Per
prenderli da questi livelli alti della catena trofica può essere un problema. Può essere un problema per tutta una serie di problemi che non sono solo i problemi di tipo di accumulo di contaminanti, ma anche per esempio di odore, no, di odore sgradevole, cioè di un off-flower che hanno poi questi lipidi da pesci che non li rendono, devono essere trattati moltissimo per poter essere utilizzati in quel settore, purificati in modo molto spinto. Che cosa abbiamo fatto noi sostanzialmente in questi anni? Siamo andati alla ricerca di una possibilità di produrre questi polinsaturi in una maniera biotecnologica e molte aziende ci sono riuscite con le microalghe. Le microalghe hanno dato la possibilità a molte aziende di mettere ormai tutto il docoesanoico che è all'interno delle preparazioni per infant formula, deriva tutto da microalghe, tutto da microalghe cresciute in eterotrofia, quindi sostanzialmente in fermentatori al buio. Gli si dà una fonte di carbonio e si ottiene questa biomassa ricca in lipidi che poi vengono purificati e mandati all'industria degli alimenti per l'infanzia. Questo è un quadro, questa è una collega, ha scritto quest'ultimo lavoro proprio quest'anno, dove ha paragonato il contenuto degli omega 3 come somma delle cosapentaenoiche e del docoesanoico rispetto alle alghe. Okay? Questi sono, c'è molto pesce azzurro qua dentro, sardine, merluzzi. Okay? E vediamo che le alghe alcune hanno la possibilità di avere solo DHA, questo poi è un'altra caratteristica, perché non è solo importante avere i polinsaturi, ma avere anche un certo rapporto nell'alimentazione tra questi, soprattutto tra DHA ed EPA. Noi con le alghe possiamo avere delle alghe che selettivamente producono tanto EPA tanto DHA, quindi abbiamo la possibilità di avere degli oli che poi possiamo miscelare per ottenere le concentrazioni che noi vogliamo, perché le formule, dobbiamo pensare, le formule per l'infanzia vengono fatte proprio molto a tavolino, sono un'alimentazione ultra particolare. Questa è una lista molto riassuntiva di quelli che sono gli effetti benefici riportati per i polinsaturi a lunga catena, per gli omega 3 e gli omega 6. Quindi vediamo subito gli effetti sul sistema nervoso, gli effetti antinfiammatori, cardioprotettivi, sul corretto sviluppo delle membrane delle cellule nervose. Sono importanti in tutta una serie di processi che li rendono un alimento critico, soprattutto nelle prime fasi di vita dell'uomo. Qui vediamo una classica clorella accresciuta in autotrofia e in eterotrofia. La prima cosa che possiamo vedere è che perde il pigmento, sempre per quel fenomeno che giustamente l'alga crescendo al buio, c'è sta clorofilla, cosa me ne faccio? Quindi noi abbiamo sostanzialmente la possibilità, siccome la maggior parte dell'estrazione degli oli viene fatta per esempio con esano, che è un solvente che è molto efficiente, può essere tirato via altrettanto efficientemente dal prodotto, quindi senza lasciare residui, però purtroppo sto processo quando ci sono dei pigmenti liposolubili me li tiro via, quindi quando vado a fare un estratto di un'alga autotrofica con dentro un pigmento lipofilo, io ce l'ho poi nel mio prodotto, poi devo fare degli ulteriori processi. In quella eterotrofica ho già invece un estratto crudo di olio molto più limpido. Qui sono illustrate anche le differenze di crescita della produzione totale di lipidi e di triacilgliceroli, di trigliceridi sostanzialmente, che possiamo vedere varia a seconda che se lo stesso, questi sono ceppi, questo è il ceppo cresciuto in auto e cresciuto in etero, quindi mi varia sia il contenuto totale di lipidi,
generalmente c'ho sempre un aumento, sia mi varia il rapporto che ho tra lipidi totali e trigliceridi. I carboidrati in ordine di importanza è la terza classe di composti più importante all'interno delle alghe. Ci sono i cianobatteri come fonte di accumulo di energia, usano il glicogeno, la spirulina classica è fonte di glicogeno. Le alghe rosse, l'amido floridiano. E le alghe verdi invece il classico amido. Oltre a questi, diciamo, carboidrati, che sono carboidrati di storage, di accumulo, abbiamo anche tutta una serie di polisaccaridi legati ad altre molecole, come ad esempio lo zolfo. I polisaccaridi solfonati sono adesso alla ribalta perché hanno tutta una serie di proprietà, per esempio dalla spirulina, un famoso attivo è il calcium spirulan, che alcuni anni fa è stato anche frazionato ed utilizzato per la terapia anti-HIV. Anche se non è proprio la vera terapia anti-HIV, il principio era che si è visto già molti anni fa questo: i malati di HIV che prendono come supplemento la spirulina ne traggono un notevole beneficio. Sostanzialmente fortifica il corpo, l'organismo riesce a reagire meglio, soprattutto nelle fasi attive della malattia. E quindi si è andate sempre di più alla ricerca, perché poi chiaramente il farmacologo cosa vuole fare, no? Una volta capito che quella pianta va bene per quella cosa, vuole tirare fuori l'attivo. E uno degli attivi che sembra sia legato, diciamo, a questo tipo di attività è il calcium spirulan. Un'altra serie di molecole essenziali che possiamo trovare nelle alghe sono certamente le vitamine. Ad esempio la provitamina A. Anche come beta carotene, sappiamo benissimo nella spirulina tra le caratteristiche che si possono sicuramente dargli è l'elevatissimo contenuto di beta carotene, ma anche tutta la serie di vitamine del gruppo B, dell'acido folico e dell'acido pantotenico in diversi tipi di alghe, noi possiamo ritrovare un pannello di diverse vitamine. Sulla vitamina B12, soprattutto sulla spirulina, ci sono un po' di questioni, perché molti dicono che non sia capace di sintetizzarla la vitamina B12 e che quella che poi è presente all'interno del prodotto che noi misuriamo è la pseudovitamina, è una delle pseudovitamine B12. Perché può assumere tantissime forme, alcune attive, altre meno, in diversi gradi. Quello che adesso sta emergendo è che in realtà quando nella maggior parte degli impianti di spirulina non è che si coltiva solo la spirulina, perché in sé il cianobatterio è circondato da una serie di polisaccaridi di membrana nel quale vivono dei batteri che sono simbionti, vivono in mutualismo tra loro e l'alga. E praticamente quello che si è visto è che se noi togliamo questi batteri, lo possiamo fare, no? In laboratorio noi possiamo fare dei trattamenti antibiotici e tirarci fuori un ceppo axenico di spirulina, lo accresciamo, vediamo che la vitamina B12 gli scompare completamente e quindi molti hanno legato questa cosa al fatto che cioè questo contenuto di vitamina B12 alla presenza di questa ficosfera di batteri che vivono in rapporto mutualistico con la spirulina. I minerali. Sicuramente la supplementazione con minerali, il ferro
sicuramente è quello che possiamo dire per la spirulina, è uno dei plus, ma anche lo zinco, il potassio lo possiamo trovare anche in altre fonti. I pigmenti invece abbiamo visto prima, nelle slide di prima, abbiamo tutta una serie di pigmenti caratteristici di diverse specie di alghe. Quello che possiamo dire è che al momento ci sono tre pigmenti, quindi la ficocianina, il pigmento blu, il beta carotene da Dunaliella e la astaxantina da Haematococcus, che rappresentano una realtà ad oggi per i pigmenti nell'industria alimentare. Okay? I carotenoidi si dividono in caroteni, quindi in molecole sostanzialmente senza ossigeno, e xantofille. Ok? Il carotene classico di base è il beta carotene con attività di provitamina A. E tra le xantofille troviamo luteina, zeaxantina, criptoxantina e astaxantina. Questo è un pannello che mostra l'attività antiossidante. L'attività antiossidante è una delle caratteristiche dei pigmenti. L'astaxantina naturale, guardate il valore dov'è, questo è un valore dell'attività ORAC. La sintetica, perché in tutto questo la BASF si è messa a fare anche lei la astaxantina, l'ha riprodotta in laboratorio, purtroppo non è riuscita poi a fare gli isomeri come esistono poi in natura, per cui è quasi tutta trans quella della BASF, quindi l'attività antiossidante è molto minore, in ogni caso viene venduta per tutta una serie di applicazioni. E qui a scendere troviamo luteina e carotene. Sicuramente tra i pigmenti più interessanti ci sono le ficobiliproteine. Ficobiliproteine che sono caratteristici sia dei cianobatteri sia delle alghe rosse. Sostanzialmente sono delle proteine che sono assemblate in grossi cluster, questo si chiama ficobilisoma, dove praticamente all'interno abbiamo l'alloficocianina, poi la ficocianina e la ficoeritrina. In realtà questa disposizione varia molto a seconda del tipo di specie, per cui per esempio nella spirulina abbiamo tutto alloficocianina e ficocianina, ficoeritrina quasi non c'è più, anche se dalle analisi esce poi molecolarmente non la si ritrova. E questi pigmenti sono il colore blu intenso, azzurrino l'alloficocianina e rosso la ficoeritrina. A questi pigmenti sono legate delle fortissime attività antiossidanti e molte delle attività biologiche riportate per la spirulina, quando noi andiamo a prendere selettivamente la ficocianina, vediamo che quell'attività è proprio legata alla ficocianina. In contrasto con tutta questa biodiversità di microalghe che vi ho detto fino ad oggi, al momento commercialmente abbiamo questo. Forse mancano una o due alghe, cioè nel food abbiamo questa situazione qua. Adesso ci sono alcune aziende che erano partite, dopo ne parlerò, erano partite per le alghe per acquacoltura, che stanno cercando di portare adesso sul mercato food due alghe marine, l'Anancloropsis e la Tetraselmis. Però sostanzialmente i grossi numeri delle microalghe sono queste alghe qua. Questa è la Clamat, purtroppo ci ho messo il nome suo, ma in ordine di peso la scala è questa. In verde le autotrofiche, in rosso le eterotrofiche. Queste sono fatte per la maggior parte per la produzione di lipidi ad alto valore aggiunto, e clorella sia in autotrofia che in eterotrofia. Possiamo schematizzare i sistemi di produzione in una prima generazione,
che è partita negli anni 50 con in autotrofia con i Pons, con i Raceway, ok? Poi dagli anni 80 si sono sviluppate queste tecnologie in fotobioreattori di tipo chiuso. Negli anni 90 si sono sviluppate queste tecnologie di tipo eterotrofico. Qua parliamo di sviluppo di tecnologie in senso commerciale, non perché queste tecnologie in realtà sono anche datate, però proprio l'applicazione commerciale. Nel 90 invece sono partite le prime compagnie per la produzione di microalghe in eterotrofia e addirittura adesso abbiamo la quarta generazione con Fermentalg, questa ditta francese che è la prima al mondo che produce Odontella aurita in mixotrofia, la cresce prima in eterotrofia e poi gli dà una luce pulsata ad elevatissima frequenza. E questa poi è la differenza tra l'eterotrofico e il mixotrofico. Poi vediamo che aumenta anche poi la produzione. La maggior parte delle aziende che lavorano su delle frazioni, cercano di non buttare via nulla. Perché immaginiamo quando noi dall'alga ci prendiamo i polinsaturi, stiamo buttando quasi tutti gli oli, quasi tutte le proteine, stiamo buttando tutto. Praticamente. Quindi cercano di lavorare in un regime di bioraffinerie. Quindi sostanzialmente presa la frazione oleosa, fanno la purificazione e fanno il prodotto. Il prodotto importante loro è questo qua, ok? Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena. Ma poi transesterificano il residuo e lo usano per il biodiesel nella chimica di sintesi, perché ci sono degli acidi grassi che servono anche per la chimica di sintesi. Invece il frazionato proteico lo destinano o all'alimentazione animale o lo digeriscono come biogas. Insomma, si cerca di recuperare grosso modo tutto. È una filosofia in cui sono entrate molte aziende che invece prima lavoravano in un regime di spreco abbastanza elevato. E questa, diciamo, è forse la pittura più rappresentativa del quadro. Noi in questo momento siamo in questa posizione qua. Allora, che cosa mostra questo grafico? Allora, sulle barre c'è il valore del prodotto. Il valore del prodotto con il mercato di riferimento. Ok? In verde abbiamo le quantità minime che si devono produrre per avere quell'ingresso di mercato. Ok? Io voglio entrare nella cosmetica, elevatissimo valore del prodotto in euro. Posso entrarci anche se faccio pochissimi chili. Ok? Nella nutraceutica la stessa cosa, e questo è il valore, vabbè, in euro per tonnellata. In questo momento noi siamo in questo punto qua, perché questo è il prodotto per la nutraceutica, quindi per i food supplements, e questo è il prodotto per l'acquacoltura che è ancora molto costoso. Cioè, noi sostanzialmente nella slide che vi ho fatto, la prima slide che vi ho fatto vedere prima, noi non troviamo la parola food. Perché in questo momento noi, le alghe come alimento, siamo in una fase in cui non ci stiamo con il costo di produzione per entrare nel market food. Però possiamo approfittare dei mercati che al momento esistono. E sempre che, uno mi tenga fuori dal mercato food, la nutraceutica, gli alimenti per l'infanzia, cioè che concettualmente quello lì me lo consideri un mercato a parte, che in questo momento quello che si fa è quello, cioè no, il mercato food è il mercato delle biomasse che costano 1000 euro a tonnellata. Qualcuno dice 1000 dollari. Questo è l'ingresso nel mercato food. Non ne parliamo poi del mercato fuel. O dei carbon credit. Ok? Questa linea va a terra proprio. Ok?
L'ingresso del mercato food oggettivamente si trova in questa linea dei 10 euro, ok? Di 10.000 euro a tonnellata. 10.000 euro a tonnellata, posso pensare di fare una entry nel mercato food. Chiaramente è sempre un prodotto da 10 euro al chilo, quindi devo comunicare il plus. Però stiamo parlando del mercato food, quindi se io decidessi di dare la spirulina a 30 grammi a porzione, ok? Adesso stiamo parlando invece della spirulina a 2 grammi al giorno, a 3 grammi al giorno, ok? Le stime sulla produzione delle microalghe, trovate i numeri, potete impazzire, ok? 5.000, 7.000, 10.000. La stima che ho fatto io, ho sommato le alghe, siccome l'alga si chiama Cryptogonidium, l'alga che viene maggiormente utilizzata per la produzione di polinsaturi per l'alimentazione per l'infanzia, come tonnellaggio ha raggiunto quasi tutta la spirulina, ok? Io di solito faccio 7, 7, 14 e il resto su 4. Ci avviciniamo alle 20.000 tonnellate tra le autotrofiche, le eterotrofiche e moste nuove mixotrofiche che sono venute in mezzo. In Europa il settore sarà povero, però ci sono circa 10.000 persone occupate in questo settore e soprattutto sono persone di alto profilo. Cioè se noi andiamo in un altro tipo di industria, noi troviamo che su 10.000 occupati, 9.500 sono gli operai, diciamo così, e 500, qua il rapporto, siccome è nell'infanzia, qua c'è un grosso investimento di ricerca e sviluppo, le grosse compagnie comprano conoscenza, quindi sostanzialmente comprano persone, comprano skills, cercano di competere nel mercato avendo i plus a livello di conoscenze che poi gli possono dare la molla per il mercato. La Francia la fa da padrona anche perché c'ha tutte quelle microfarm di spirulina, oltre ad avere poi un bacino di aziende, Rochette, di aziende importanti dell'agroalimentare che si stanno occupando di microalghe, c'ha poi anche questo bacino di piccoli produttori che hanno il loro peso. Questo è il trend di mercato dell'elaborazione di nuovi prodotti alimentari a partire da microalghe. Cioè, quanti nuovi prodotti vengono tirati fuori a partire dall'ingrediente microalga. E qua sono divisi tra prodotti che contengono il DHA sostanzialmente, spirulina, clorelli, estratti di clorelli, tutto il resto. Stiamo molto giù. Il mercato, in ogni caso, potete vedere dal 2007 al 2013, questa qua, io vi posso dire che nel 2030 questa qua, questo 500, andrà a 5.000 tranquillamente. Di solito quando l'impennata inizia così, perché adesso siamo, sai, in quell'inizio della fase esponenziale, questa poi andrà a palla. Andrà a palla anche perché dobbiamo immaginare che sono stati spesi tantissimi soldi, senza ritorno. Soprattutto grazie, devo dire, al Fuel Dream. Il Fuel Dream ha portato tanti soldi nelle alghe. Con quei soldi poi si è capito che bisognava pensare prima al cibo, che il cibo ha un valore intrinseco di prodotto molto più alto della biomassa da bruciare, del tempo che parole, no? Quindi va bene andare a guardare lontano il futuro, però vediamo il presente, c'è il cibo. E il cibo e poi c'è la biomassa che possiamo bruciare. Alcuni confondono queste due cose, prendono le piantagioni di cereali e gli fanno la fermentazione etanolica sopra, benissimo, facciamo tanto etanolo, facciamo le macchine ad etanolo. Peccato che quando io faccio questa operazione sto togliendo cereali all'alimentazione animale, sto togliendo cereali all'alimentazione umana, quindi il mercato mi,
mi va alle stelle con tutte le conseguenze del caso. Vediamo i mercati di riferimento. Andiamo nel mondo reale. Il principale mercato al momento è il mercato degli integratori, food supplements. Ok? Food supplements come alghe intere disidratate. Gli attori principali sono spirulina, chlorella, alga clamat. Le forme sono capsule, scusa, capsule e pasticche, giusto? E compresse. E? È polvere, sì. Anche se la polvere è ostica, c'è da scioglierla da qualche parte. Sì, è ostica, no, non penso qualcuno abbia il coraggio Però di. ormai la tavolina Sì, la vendi anche così la polvere, che si attacca tutto al la palato. pappina al mattino prima del caffè. Sì, la pappina ha senso. Per esempio nel frullato, No, nel. pappina polvere sciolta in acqua, Sì, quella è ah, sciolta in diventata acqua. una pappina. Sì, Sì, ok. però lo so. Nel succo Sì. di frutta, sì, an La ancora. tavoletta Poi rimane sempre quella più. ci sono gli estratti, questi sono al secondo posto, ok? Primo posto, mercato di alghe intere, polvere, pasticche. Secondo posto, gli estratti oleosi, quindi sono tutti per la supplementazione del docosahenoico, alcuni hanno docosahenoico e icosapentaenoico. Il mercato dell'infant formula, questo assorbe tantissimo perché lo assorbe come materia prima. Materia prima, cioè non c'è se nelle soft gel, se nelle soft gel il prodotto diventa subito qua il prodotto fa tutta una strada che diventa altri prodotti, una serie infinita di prodotti diventa. E questo è un prodotto famoso, diciamo, l'oleoresina della Cyanotech. L'oleoresina di Haematococcus, che oltre ad avere i polinsaturi, poi c'ha tutta la astaxantina dentro, quindi è un prodotto molto complesso. Mercato degli additivi, i coloranti nella fattispecie, al momento ne abbiamo autorizzato uno solo, l'E160A, carotenoidi algali, che praticamente il carotenoide è beta carotene ad un'alella salina. E questo è l'unico che troviamo nella lista degli additivi autorizzati. Alla vendita c'è anche un certo mercato, la maggior parte viene dall'Australia perché loro hanno molte saline dismesse che hanno girato ad impianti per un'aliella salina. Una cosa molto interessante che secondo me anche a Margherita di Savoia si potrebbe lavorarci sopra. Altro discorso invece è l'utilizzo di una biomassa alimentare con un effetto secondario colorante. Questo è autorizzato, nel senso che io posso usare lo spinacio, che non ce l'ho nella lista dei coloranti, lo spinacio, no? Però lo posso usare in polvere per colorare la pasta, posso fare la pasta verde. Secondo lo stesso principio, posso farlo anche con la spirulina. E posso farlo sia utilizzando la polvere verde per fare il verde, sia utilizzando quelli che si chiamano i concentrati. La prima ad usare questo concentrato di spirulina è stata la Nestlé. Con gli Smarties, dove aveva usato estratto di carota e ha fatto l'arancione, ha fatto l'estratto di rafano nero per fare il viola, però mancava il blu e per tanti anni sono stati senza il blu all'interno. E poi è venuta fuori questa cosa, perché il blu nell'alimentare, soprattutto il blu idrosolubile, è un problema serio. Il blu naturale per l'alimentazione è un colore rarissimo. E le opzioni sono poche. Quindi la ficocianina ha trovato proprio una porta aperta, si è infilata dentro. Adesso, se compriamo gli Smarties vicino, leggiamo concentrato di spirulina. Non è che c'è scritto E164, poi c'è scritto concentrato di carota. Tra i vari concentrati c'è concentrato di spirulina. Cioè, il concentrato in realtà è proprio un concentrato, nel senso che. È come fosse un frullato filtrato. Sostanzialmente è un estratto acquoso. È un estratto. Però loro hanno usato la dicitura concentrato perché è quello che si può usare. Cioè, perché una sostanza selettivamente estratta da
deve essere autorizzata, deve stare nella lista. Il beta-carotene della Dunaliella sta nella lista degli additivi ufficiali, perché quello è selettivamente estratto dalla biomassa. Se tu invece fai la carota, la frulli e poi la filtri, ok? Questo diventa, e poi questo liquido lo disidrati, questa polvere rossa che ti viene è il concentrato di carota. E questo tu non è che devi chiedere l'autorizzazione, se è già un alimento, la carota, tu lo puoi usare tranquillamente con un effetto secondario per colorante. Questo è autorizzato ed è sensato. Un altro mercato è il mercato degli estratti. C'è questa ditta di cui parlavo prima, Spirulisat, che è l'Alfa Biotech, che adesso pare sia stata assorbita, che produce questo estratto di ficocianina in forma liquida. Io vi posso dire che noi ci lavoriamo da tanti anni, sappiamo fare benissimo questo prodotto qua. Allora, loro dicono che la prima esperienza di estratto bruto a spirulina come food supplements, non è vero la prima esperienza, perché le capsule blu esistono da tanti anni, perché è facile fare il concentrato di spirulina, lo disidrato, ottengo questa polvere blu, la posso comprimere oppure la posso fare in polvere blu e me la mangio direttamente così. Quindi questo prodotto qua è vecchio. Quello che hanno fatto loro lo riescono a stabilizzare in fase liquida, quindi hanno fatto queste fiale molto interessanti, che anche perché poi la ficocianina c'è un problema di stabilità alla luce, di stabilità termica, quindi il fatto che loro riescono a preservarla per tanto tempo senza che il prodotto diventa giallo marroncino all'interno, hanno fatto un bel prodotto. Andiamo adesso nel market secondario, il mercato degli ingredienti alimentari, ok? Le principali alghe sono la spirulina e la clorella e altre poche. Ok? Rochette adesso ha 3 ingredienti alimentari. C'ha la clorella verde, ha la clorella bianca, la farina di clorella bianca, quindi eterotrofica, in eterotrofia, e l'estratto proteico, perché poi da questa clorella lei prende pure i grassi, che però fanno tutta la loro strada, se ne vanno per le infant formule, per le altre cose, di quello che resta fanno l'estratto proteico. Questa è un'altra azienda, Solazyme, prima erano fuse, si sono sciolte tipo l'anno scorso, avevano fatto una joint venture perché grosso modo facevano le stesse cose, Solazyme aveva più delle skills di tipo tecnologico sulla produzione, Rochette aveva tutta la sua storia sul food, però poi una volta che Rochette si è presa tutta la tecnologia da Solazyme, gli ha detto ciao. Sto prodotto l'anno scorso, questa farina di clorella bianca, ha vinto questo premio importantissimo. Questo è il premio dell'innovazione più importante che uno possa vincere in Europa. È una competizione fortissima perché vengono presentate delle idee straordinarie sull'alimentazione. E la motivazione che hanno portato i giudici di questo premio d'eccellenza come degli ingredienti alimentari è stata questa. Con questo prodotto della Rochette adesso riusciamo a fare una brioche senza uova, senza burro, senza allergeni, con il 70% in meno di grassi e ancora con le caratteristiche buone, gustative, palatabili, di consistenza della brioche convenzionale. Quindi sostanzialmente noi possiamo togliere tranquillamente tutto quello che c'era di animale dentro la brioche, fare una brioche vegana completamente e metterla sul mercato. È ancora costosa sta brioche, però ci stanno lavorando. Adesso il primo passo è aver fatto il prodotto, poi il resto viene da sé. Sempre nel mercato dei food ingredient, chiaramente gli estratti oleosi hanno il loro peso, le alghe sono sempre le stesse, Cryptogonidium, Schizotrichium, Ulclenia, Clorella, e poi gli estratti proteici che derivano chiaramente, dopo che uno c'è estratto l'olio, ti fai anche l'estratto proteico.
Lo schema di funzionamento di queste produzioni, questo è quando ancora Solazzeime e Rochette erano insieme, no? Loro è un modo rappresentativo di idee, no? Di mercato, di dire come produciamo, ok? Ma usiamo zucchero di canna, miscanto, residui di foresta per la fermentazione delle alghe, cioè tipo nel mondo ideale, no? Dopodiché lavoriamo il prodotto dopo la produzione, ci prendiamo i nostri acidi grassi ad elevato valore aggiunto, che non sottolineano, e abbiamo il prodotto questo qua che dividono, no? E poi facciamo tutta una serie di prodotti che destiniamo a mercati diversi. Allora in realtà il focus era sugli oli. Ok? Sugli oli per il mercato dei food supplements, degli oli polinsaturi. Poi da lì è nato tutto, tra cui è nata anche la farina che l'hanno poi semplicemente sostituito. Ma andiamo a vedere sta farina che composizione ha. Se mischiamo un uovo, 100 grammi di farina, 100 grammi di burro, ma la composizione totale di sta cosa com'è? È molto simile alla farina di Chlorella in eterotrofia. Quindi questo è il processo classico, no? Quindi la fermentazione, il prodotto intermedio, quindi l'alga secca, l'estrazione dell'olio e la purificazione dell'olio. Queste mi dovete perdonare perché sono diapositive di un corso degli studenti del Master in Food Design, che è un master internazionale che facciamo, e noi siamo una delle università partecipanti e io faccio un modulo sulle alghe. Quindi, mi dispiace anche per qualcuno per l'inglese che. Entriamo nel mercato food, la strada facile che hanno usato molte aziende. Ma tu prendi un po' di polvere e la puoi mettere dove ti pare. Ok, Kellogg sarà messa nei cornflakes, aziende l'hanno messa dentro i succhi di frutta, chi l'ha messa nella pasta, chi l'ha messa nei biscotti, però il mercato food, stiamo parlando di un mercato. Okay. Se il mercato dei supplements, dei nutraceutici è una pallina, quello è un mega mostro. Altre strade sono state quelle, per esempio, di fare un prodotto miele e spirulina, che è un prodotto molto interessante che si può fare anche con la spirulina fresca, senza disidratarla, con dei piccoli accorgimenti. Succhi di frutta particolari addizionali, quindi somministrarlo in forma di bevanda. Adesso vi voglio portare un caso studio, no? Di un'azienda che ha fatto, un'azienda olandese, ha fatto un ragionamento molto terra terra per dire come posso entrare nel mass market dell'alimentare, ok? E ha fatto proprio un ragionamento lineare, ha scritto: in Europa si consumano 30 milioni di tonnellate all'anno di pane, ok? Facciamo il caso che questi impazziscono e l'1% di loro decide di mettere le alghe nel pane. Ok? Quindi devo dare su 300, cioè 300.000 tonnellate all'anno di mercato potenziale. Ok? Se ci metto solo l'1% in queste 300.000 tonnellate, ho 3.000 tonnellate di alghe da vendere subito. Solo per l'1% del pane, con l'1% di alga. Ottimo, siccome il mercato è molto di nicchia a livello di produzione, entrare nel mercato food significa sbancare. Ok? Significa avere la possibilità di aumentare la produzione e tirar fuori del prodotto anche abbassando i costi. E loro hanno usato Chlorella. Hanno usato Chlorella perché producevano Chlorella. Se avessero prodotto spirulina, magari ci mettevano la spirulina dentro. Però loro producevano Chlorella. Hanno detto: vediamo con Chlorella che cosa possiamo fare. Posso, inserendo il 2,5% di Chlorella all'interno del pane, posso aumentare la quantità di ferro disponibile fino al 140% della dose minima raccomandata. Benissimo.
quindi posso aumentare la quantità di ferro e questa cosa posso metterla in label su questo prodotto, quindi posso dare uno statement. Posso aumentare la quantità di calcio e di zinco all'interno del pane, posso aumentare anche se di poco la quantità di calcio e della tiamina, anche se stiamo sempre parlando di cose marginali. La cosa importante era questa qua. Bene, al momento loro lo fanno col 5% di clorella, perché hanno detto a noi è un mercato di nicchia, ci stiamo facendo la nostra clientela. Noi devono mangiare delle porzioni piccole, però la clorella se la devono mangiare all'interno e quindi ce la stanno mettendo, ci stanno mettendo il 5%. E la cosa interessante è che l'alga all'interno del pane aumenta la sapidità. Aumenta la sapidità, posso togliere il sale dal pane. Il sale dal pane significa il 30% del sale che mangiamo nella dieta e secondo me per noi italiani è il 50%, perché noi mangiamo tantissimo pane. Aspetta, noi mangiamo tantissimo pane, quindi secondo me questo 30% per noi è il 50%, questa è la media europea. L'Europa ha stabilito che mediamente il 30% del sale della nostra dieta deriva dal pane. Io non so perché mettiamo tanto sale nel pane, è un mistero. E quindi in ogni caso loro hanno visto che potevano ridurre la quantità di sale e questa cosa chiaramente è un plus che tu puoi comunicare per il tuo prodotto. E in più fanno 70 euro chilo dalle alghe vendendo sto pane, per il plus che danno al prodotto finito, che poi tradotto in lingua madre. Per quel poco in più che riescono a vendere il pane rispetto a un pane convenzionale. Ok? Guadagnano 70 euro dalle alghe. Le guadagnerebbero invece se vendessero la clorella così? Non credo. Il drawback di questa cosa quale potrebbe essere? È che questi che si mettono a fare il pane, invece di andarsi a prendere la loro clorella, si pigliano quella che è una biomassa disponibile al momento sul mercato, tiene molti dei benefici che possiamo imputare alle microalghe e costa poco e niente, le macroalghe. Ok? Quindi potrei dare questa sapidità, questa cosa, questi sali minerali, questo apporto di che, mettendoci delle macroalghe. Questi loro sono i drawback che loro hanno visto, diciamo, nella loro visione di sviluppo di prodotto. Quello che gli può succedere di negativo come contropartita. Valore nutrizionale, e chiaramente loro in etichetta scrivono così: ricco in vitamine, basso contenuto di sale e zuccheri, e poi le alghe aumentano il gusto, sto gusto umami. Che cos'è sto gusto umami? È il classico gusto, il gusto del dado, del glutammato, non mi veniva il nome. Con un alimento è fortemente proteico, sa di brodo, esempio, sa di dado. L'umami piace alle persone, non si capisce perché, però sto gusto di glutammato piace. Quindi nel disegno. Questo diciamo anche per focalizzare un attimo alimenta impresa, no? Noi dobbiamo veicolare questo prodotto che produciamo dandogli il valore che merita, ok? La cosa semplice, prendiamo un cibo convenzionale e glielo includiamo dentro, ok? E poi guardiamo al valore nutrizionale che gli possiamo dare e ai benefici sulla salute, le proprietà e i benefici che l'aggiunta del nostro prodotto può autorizzare. La prima domanda è: posso utilizzare la mia microalga all'interno di un alimento? Posso? Sei autorizzato? Sei autorizzato? Sei autorizzato. Quindi noi in America abbiamo cioè tra l'America e l'Europa abbiamo due mondi diversi, ok? Loro hanno una procedura, si chiama GRAS.
un'azienda vuole fare questa operazione, manda il suo dossier, scrive: io l'alga la produco così, fa così, cioè c'è questo studio di questa persona che dice che te ne puoi mangiare 8 kg, non ti succede niente. L'FDA guarda questa documentazione e scrive: allora niente da obiettare, oppure assolutamente non permetterti di mettere questo prodotto sul commercio, molto semplicemente. In Europa, visto che non ci facciamo mai mancare niente, invece abbiamo inventato questa cosa qua, i novel food. E il processo in cui noi entriamo in questi novel food è molto complicato. È stata fatta una lista iniziale, il catalogo, degli alimenti che venivano normalmente consumati prima del 15, non mi chiedete perché, prima del 15 maggio 1996, questo ancora mi resta un mistero, questa cosa. Ma chi lo sa, non ho proprio idea. Però hanno stabilito questa data, se gli alimenti che venivano usati normalmente prima del 15 maggio 1997 vanno direttamente al catalogo, e sono andati al catalogo la Clamat, la spirulina, non c'è la Maxima tra parentesi, è perché adesso se tu vuoi usare la Maxima in un prodotto alimentare devi fare una richiesta, puoi fare la sostanziale equivalenza, che è una procedura a parte più rapida, però non essendo al catalogo, hai capito? Tu la chiami Maximo. La clorella, vabbè, la dunaliella. Ok? Poi ci sono le alghe che vengono autorizzate come ingrediente, nel senso che l'azienda fa un iter procedurale perché quel particolare estratto o ingrediente sia possibile includerlo all'interno di un alimento. Chiaramente chi è che si è potuto permettere un'autorizzazione di questo tipo? Martec, Nutrinova, Lonza. C'è un piccolo produttore che magari vuole fare pochi chili di olio di spirulina, per dire, no? Perché gli è venuto fuori così l'idea, e difficilmente riesce a entrare all'interno di queste procedure autorizzative. Poi c'è le notifiche. Le notifiche sono delle cose, si chiamano anche sostanziali equivalenze, ok? In cui io dico: guarda, siccome tu già hai nel catalogo spirulina Pradensis, io ti dico che spirulina Maxima, e te lo scrivo documentalmente, non c'è nessuna differenza, e quindi chiedo di essere inserito. Gente, secondo questo principio ha inserito la Odontella aurita. Non si capisce a che può essere affine Odontella aurita. Cioè, io ci ho provato in tutti i modi, non ho capito come hanno fatto ad ottenere la sostanziale equivalenza per Odontella aurita, che è distante, che ne so, da un'altra alga come tra noi e la formica. Però Innovalg, cioè, avrà fatto la sua bella documentazione, l'avrà fatta bene. E poi ci sono queste application in progress, tra cui le più interessanti sono questa Tetrasermis e questa Gaditana, di questa azienda che prima produceva le alghe solo per l'acquacoltura. Adesso, siccome sto chef si è innamorato di questi prodotti, che facevano loro, cioè lui fraudolentemente faceva dei piatti nel suo ristorante, teoricamente lui non la poteva neanche, fare questa cosa, però lui sono anni oramai che lo fa. Queste sono alghe che a mangiarle è come mangiare una specie di frullato di alici, hanno proprio il gusto del mare più i polinsaturi, bellissimo, bellissimo, bellissimo prodotto. Comunque loro sono partiti con quest'idea nel 2008, ok? Hanno fatto l'application nel 2011 e stanno ancora aspettando. Io vi posso dire che indirettamente ci siamo mangiati tonnellate di queste alghe, che tutti i pesci che alleviamo sono cresciuti con Tetrasermis e con Anacloropsis nella loro infanzia. Solo volevo portare solo come strada in salita. Quindi diciamo, la registrazione dei novel food prende tempo e costa. La registrazione come sostanziale equivalenza è abbastanza veloce ed è fattibile. La domanda che uno si deve fare: quale tipo di prodotto voglio portare sul mercato? La risposta migliore è lo stesso prodotto che già esiste, perché così c'ho meno problemi possibile. E poi diciamo, c'è la domanda polemica,
Sì, in effetti l'Europa pone de delle barriere tali che poi alla fine frena lo sviluppo sensato del paese. Ad esempio, questo è successo per Fermentalg, che teoricamente loro producono un olio bellissimo perché è ricco di EPA e DHA, DHA, e poi ha tutti i pigmenti all'interno. Ok? Allora, loro potrebbero vendere tranquillamente quest'olio, dovrebbero fargli un trattamento chimico sopra, togliere tutti i pigmenti e applicare per la sostanziale equivalenza come semplice DHA da, non mi ricordo neanche quale alga è la loro, Odontella aurita. E fanno la sostanziale equivalenza con un olio da Ulcania piuttosto che da Grip Tegonidium. Ma ha senso questa cosa? Cioè, tolgo i pigmenti, cioè sto togliendo gli antiossidanti, poi sto facendo un processo che comunque sicuramente non è ambientalmente carino e economicamente pure. Però loro dicono, se vogliamo raggiungere subito il mercato questo prodotto, lo vogliamo vendere, dobbiamo fare questa trafila, se no dobbiamo applicare per una nuova, per un ingrediente nuovo, senza fare la E una volta che sostanziale. quello senza pigmenti ottiene l'emissione al commercio, poi si può seguire sempre la via per immettere quello con i pigmenti? Sì, lo puoi fare anche contemporaneamente. Sì. Però quello lì ci arrivi dopo. No, una volta che io ho ottenuto l'emissione al commercio di quello senza pigmenti per la via di sostanziale equivalenza, via dicendo. Esattamente. Allora, oramai questo prodotto è commerciabile. Quello Posso, senza quello pigmenti. senza pigmenti, posso quello con i Lo pigmenti applicato? puoi applicarla anche contemporaneamente tutti e due. Perché tanto per l'Europa loro li leggono come due prodotti diversi. No, lei dice per la vendita, Per non l'equivalenza per per proporlo all'Europa, cioè il progetto, non l'emissione al commercio. per l'emissione in commercio direttamente. Per l'immissione a commercio, finché l'Europa non ti dà il via libera, non lo Non puoi lo puoi fare. proporre, perché non ci sono. Cioè puoi Non lo puoi proporlo fare. contemporaneamente, nel momento in cui tu metti in Però vendita venderlo, questo, sì, lo puoi finché loro non lo proporre. buttano in una delle liste, al momento abbiamo visto, sono 13 cose, tra alghe, estratti, sono 13 entry. Quello che c'è là dentro, cioè, si può mettere in un alimento, quello che non c'è non si può mettere. Infatti io ho fatto questa domanda polemica, allora chi sta mettendo spirulina maxima dentro i panini sta facendo qualcosa di sbagliato? Mi hanno risposto sì, perché nessuno ha applicato la sostanziale equivalenza. Quindi io mi devo preoccupare perché io produco spirulina maxima, che non mi trovo bene con la spirulina paradensis, che poi è la stessa cosa. Vabbè. Andiamo sui claims. I claims sono ancora un'altra cosa. Ok? Quello che io voglio passare come beneficio di tipo nutrizionale o di beneficio sulla salute, quindi nutritional claims o health claims, relativamente al mio prodotto. Ok? Quindi i nutritional claims sono per esempio le cose del tipo basso in grassi, se contiene meno del 3% di grassi, se no tu non lo puoi scrivere quel basso in grassi, ok? Sorgente di vitamina C, se perlomeno tiene il 15% della dose giornaliera raccomandata, ok? L'health claims è tutto diverso, si divide in categorie. Quelli genericamente accettati dalle evidenze scientifiche, le cose macroscopiche, che ne so, sull'olio di pesce scrivere migliora le performance psico, non lo so, che tipo diciamo, le evidenze scientifiche che hanno una storicità nel tempo, per cui tu le puoi usare tranquillamente. E poi ci sono le evidenze che ci sono i claims che invece sono importanti, che sono per la riduzione del rischio delle malattie e per lo sviluppo e la salute dei bambini. Okay? Quando per esempio vicino al prodotto dice ma non posso scrivere cardioprotettivo? È un health claim. Devo applicare
Devo chiedere un'autorizzazione all'EFSA, gli devo mandare tutta la documentazione che secondo me supporta quello che è il mio claims, e loro mi dicono, generalmente rispondono, picche, quasi a tutti quanti picche rispondono, ok? Facciamo il caso della spirulina, ok? Questa è una composizione tipo, perché poi le spiruline, la gente quando mi dice spirulina come se fosse una, in realtà ci sono spiruline senza ferro, spiruline senza B12, spiruline di tutti i tipi, ok? Questa è una composizione tipo, ok? Che cosa si potrebbe dire su questa composizione? Che è sicuramente ricca in proteine, ok? Posso scrivere sul prodotto perché... sorgente di fibre, 3,7%, ricco in vitamina E, vitamina B, vitamina B12, calcio, magnesio, ferro, sorgente di selenio, queste però quelle arricchite, ok? Perché il selenio di per sé, uno, cioè o glielo dà in coltura, o glielo fortifico. Allora, i nutritional claim, allora i claim generici, 60% proteine vegetali con elevati livelli di aminoacidi essenziali. Questo per esempio è un classico claims nutrizionale generico. Sì? Accettabile per la spirulina. Accettabile, però ormai il Ministero ha dato un elenco di claims da, sì, da sì, rispettare, perché basta una parolina... Che non va... Noi li diamo in mano sempre agli avvocati, sì, per sì, poter fare di che. Perché molte volte sembra facile... Vabbè, non lo so, sì, perché soprattutto devono essere adesso relazionati alla dose di consumo. E quella è la cosa importante, no? Perché se io scrivo che nella modalità di consumo sulle capsule di spirulina scrivo da 6 a 10, le capsule sono 250 mg, 10 capsule sono 2,5 grammi, non posso dire che è una sorgente di proteine e di aminoacidi essenziali, perché faccio ridere i polli. E lì è anche normale che ti attaccano. Aziende, diciamo, il nostro mercato faceva un'etichetta tranquillamente, oggi ci sono gli studi, avvocati. Sì, 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 è diventato un lavoro fare solo questa cosa, a parte. Ok, questi diciamo sono i claims generici nutrizionali che non sono relazionati alle modalità di somministrazione, alle quantità di prodotto che ti devi mangiare, sostanzialmente. Ok? Poi dobbiamo andare a guardare, per esempio, per una dose giornaliera di 3 grammi, effettivamente noi che cosa potremo scrivere. Al momento potremo solo scrivere vitamina A, vitamina B12, vitamina K, ferro e manganese. Punto. È chiuso. Il resto è tutto buio, cioè facendo i conti matematici, no? E devi averci quella spirulina con quella tabella che ti ho fatto vedere io, perché se poco a poco ce n'hai una che sta giù di ferro, io quello che dico sempre sulla spirulina, cercate di fare una spirulina con tanto beta carotene e tanto ferro, il resto è tutto in più. Ci sta o non ci sta? Tanto, pure se ce ne sta tantissimo, comunque la dose che tu puoi somministrare, capito? È bassa, e quindi è inutile che ne stiamo a parlare. Health claim. L'unico ok è questo qua, antiossidante, antiossidativo hanno scritto addirittura, ok? Il beneficio si relaziona a un fattore di rischio di malattia? No, perché antiossidante non si relaziona a nessun gruppo di target, tutta la popolazione generale, ok? Questa è stata Was Food on English Market Before 5th July 2007, perché era su un'etichetta di un'azienda irlandese prima del 2007, quindi al momento quella cosa lì, antioxidati, sì, potete scrivere pure così, ok? Tra i tanti rifiutati, glycemic health, keep correct sugar level, mantiene livelli corretti di zucchero nel sangue. Cioè, qua è stata proprio sbagliata la domanda.
sbagliata la domanda, e quelli non è che ti dicono guarda forse volevi dire questo, loro ti rispondono semplicemente questa domanda non te ne sensi, non hai evidenze scientifiche, soprattutto in studi umani, per potermi scrivere questa cosa. Andiamo su Medline, ok? Tipo quando uno vuole vedere un farmaco, ma sto farmaco serve, io faccio così, vado su Medline, dice, ma sta quercetina che è? Vado su Medline, scrivo quercetina e vedo che è. Allora la entry spirulina non ci sta. Non c'è la entry spirulina, però c'è questa entry qua, Blubilin Argi, dove ci hanno messo un poco dentro una specie di vappetta, tutte le alghe blu verdi, tutti hanno batteri, clamat, ok? Blue-green algae products are used for many conditions, but so far there is enough scientific evidence to determine whatever or not they are effective of any of them. No. Bello, secchi, ok. E poi cose interessanti del tipo le alghe blue verdi sono usate come source di proteine per la dieta, di vitamine del gruppo B, di ferro, sono usate anche per la perdita di peso, l'attenzione. Però c'è gente che, gli americani sono molto free su queste cose, c'è gente che le usa per queste cose, ok? C'è gente che le usa per queste cose. Ma c'è quando delle pillole per dimagrire, sì, no, sì, slimness, l'effetto, sì, sì, se ti mangi solo le capsule di spirulina e non ti mangi il panettone a Natale probabilmente probabilmente, sicuramente ti finisci. Questo è un po' il problema che questo è sempre il lavoro che abbiamo fatto quest'anno, il problema delle evidenze scientifiche, no? Meno pochissime, più ci stanno pochi lavori, più ce ne stanno più di tre, ma comunque sono pochi. Allora, effetto anticancro, livelli del glucosio, epatoprotettivi, di bilancio del lipidico, antimicrobico, immunomodulante. Allora, ci sono gli studi in vitro, gli studi su animali e gli studi in umana. Gli studi in umana stanno quasi tutti meno. Ci sono molti studi sull'antiossidante in umana. Sono tutti vecchi. Esattamente. E ci sta qualche studio sul metabolismo dei lipidi, sull'effetto sul metabolismo dei lipidi, che secondo me potrebbe, non certamente quello che ha presentato quello sui livelli glicemici, perché quello sui livelli glicemici c'è solo delle evidenze su modelli animali, ok? E quindi per esempio questa azienda che ha fatto questo estratto liquido blu, no? Si è chiesta, ma io che comunico alle persone? A che serve questo prodotto? Io vi dico che è un prodotto ottimo perché dentro c'ha tanta ficocianina, c'ha tanta attività antiossidante, è una bomba, diciamo, un concentrato di chiaramente essendo una forma liquida non so che vantaggio c'è a livello nutrizionale rispetto a prendersi la polvere o la pasticca, questo ho detto francamente, però è una via di somministrazione questa qui che sembra quasi borderline tra il farmaco e il supplemento, cioè la fiala già ricorda, cazzo, una fiala sembra una cosa che uno si deve iniettare, cioè la fiala c'ha il suo perché come mercato di riferimento, cioè loro hanno scelto la fiala pure perché come se volessero dire quasi un farmaco, ok? Ed sono stati anche obbligati, perché poi il prodotto, questo richiedeva che dovesse stare in assenza di ossigeno, quindi per ovvie ragioni hanno fatto sottovuoto in fiala, perché sennò sarebbe stato complicato, avrebbero dovuto fare Cosa lo vendono? Allora loro al momento teoricamente non possono scrivere effettivamente niente su questo prodotto. E si sono posti il problema, che faccio, non ci scrivo nulla? Perché l'effetto antiossidante, voglio ricordare, che vale solo somministrando 3 grammi al giorno, mi ero dimenticato questo particolare, quindi se fate un alimento con dentro la spirulina deve tenere il 3%, perché se tiene il 2,5% di spirulina all'interno e la dose giornaliera del prodotto da mangiare è sotto i 100 grammi, come si dice, la serving size, la razione giornaliera.
la razione giornaliera e sotto i 100 grammi, poi tu i 3 grammi non ce li hai e allora non mi puoi scrivere, manca antiossidante. Cioè, è tutta una cascata. E loro si sono detti, ma guarda che strano, cioè, se io piglio sto prodotto che tengo, no? Ci metto un po' di zinco, ok? Io trovo sulla lista degli health che posso scrivere, contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi e dei macronutrienti, mettendoci un po' di zinco, cioè la polvere sostanzialmente, no? Cioè, loro polemicamente, no, hanno voluto dire potremmo prendere in giro il consumatore, ok? Perché, per esempio, per lo zinco ci sono degli health claim molto precisi, ok? Sto prodotto sta giù di zinco, ok? Quindi loro dicono, ecco, potrei aggiungere un po' di zinco e scrivere questa cosa qua. E qua scrivere maneggiamento del peso, controllo del peso, ok? Potrei metterci un bel supplemento di vitamina B12 e scrivere contribuisce al normale sviluppo nervoso e alle funzioni psicologiche, alla riduzione della fatica, ok? E poi sono concentrazione, studenti per la preparazione degli esami. Perché tu, cioè, tu stai facendo un prodotto, in qualche modo devi. Cioè lui avrebbe voluto in realtà scriverlo senza doverci mettere dentro la storia. Poi dentro non ci hanno messo niente di tutto questo, stanno facendo solo i polemici perché loro non possono scrivere nulla su questo prodotto, sostanzialmente. Ma tanto non ce lo può scrivere nessuno. Secondo me non c'ha manco senso. Oppure ci metto dentro dei beta-glucani, ok? Contribuisce al normale bilancio del colesterolo, regolazione del colesterolo. È una scelta giusta fare questa operazione? Secondo me lo faranno, così come lo faranno molti. Noi ce l'abbiamo un prodotto simile, non abbiamo aggiunto niente. E infatti cosa avete scritto vicino? Possiamo stare. Parliamo in separata sede. Sì. Allora, adesso non voglio essere lungo, vi voglio parlare brevemente di un lavoro che abbiamo da poco presentato, perché nonostante coltiviamo la spirulina da un po' di anni, solo quest'anno ci siamo decisi di fare una cosa metodologica, giusto per capire due cose essenziali. Quanta se ne può fare e che qualità c'ha durante l'anno? Perché la maggior parte della spirulina, come voi sapete, viene fatta, diciamo, in zone dove hanno un'insolazione abbastanza costante durante tutto l'anno, un clima molto diverso dal clima temperato europeo. Quindi, siccome noi sappiamo che i fattori climatici e ambientali influiscono molto sulla qualità del prodotto, la prima cosa che ci siamo chiesti è: ma questo prodotto che noi facciamo a giugno rispetto al prodotto di novembre è omogeneo? O rischiamo di dover fare un'etichetta a giugno, un'etichetta a novembre, ok? Cioè, la domanda di base del lavoro è stata questa. Ok. Questo è è un quadro generale dell'irradiazione in Europa, no? Chiaramente tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, la magica Sicilia, diciamo, siamo in una condizione favorevole rispetto a tutto il resto dell'Europa, diciamo come competitor teniamo solo la Spagna. Questa è stata la nostra prima serra, ok? Abbiamo due serre che sono praticamente gemelle, in ogni serra abbiamo tre vasche. All'inizio coltivavamo in modo molto rudimentale, raccoglievamo in modo molto rudimentale. Il mixing era fatto solo per areazione, potete vedere qui, che poi nel corso degli anni l'abbiamo sostituito con le pale. I sistemi di filtrazione, facevamo delle filtrazioni passive su teli prima, invece adesso usiamo una filtrazione leggermente in pressione, che non è proprio in pressione,
in sacchi. Questo poi, questi cambiamenti sono stati dovuti anche al fatto che abbiamo autorizzato la nostra produzione come food. Quindi poi l'ASL ci ha seguito e ci ha cambiato tutto quello che facevamo in altro. Sostanzialmente abbiamo dovuto comprare più acciaio, più teflon dappertutto. Ok, il prodotto che facciamo è sia un prodotto liofilizzato, facciamo la pasta congelata e l'estruso disidratato. Queste sono le forme. Oh, scusami. Voglio mettere. Ok. Le analisi che abbiamo fatto sul prodotto, diciamo, nel corso del questo lavoro riguarda la produzione dell'anno scorso, dove noi abbiamo fatto un confronto diretto tra le colture miscelate con aria rispetto alle colture fatte con i pad, con il mix. E abbiamo visto poi, diciamo, dall'inizio della produzione, noi come inizio abbiamo preso il 1° di giugno, anche perché durante l'avvio non riusciamo a essere bravi per calcolare le produttività, avremmo potuto mettere fraudolentemente anche aprile e maggio, però siccome sei in una fase di partenza dell'impianto sono valori molto falsati, sottostimi molto la produttività e quindi abbiamo deciso di toglierli, siamo partiti, diciamo, con i valori. Allora, le analisi abbiamo fatto proteine totali, ficocianina, contenuto di lipidi, profilo gastromatografico delle alghe, la clorofilla, i carotenoidi totali, beta-carotene e l'attività antiossidante generale, che ti dà un po' un valore di qualità del prodotto. Questo purtroppo Open Office mi perde qualche... perde qualche grafico, non riesco neanche a capire qual è. Vabbè, qui sostanzialmente c'è un grafico che adesso non vedete, che mostra l'irradiazione presa da un radiometro che abbiamo all'Enea, un istituto vicino dove siamo noi, e qua c'è la temperatura in vasca, non ci sono le linee, ma ci sono, ve lo giuro. Questa per fortuna è rimasta. Allora, questa è la produttività in biomassa che abbiamo avuto utilizzando l'aria e utilizzando le pale. Chiaramente aumenta significativamente utilizzando le pale, anche se non c'è proprio un raddoppio. Sì, diciamo, non c'è proprio un... noi ci aspettavamo di vedere chissà che aumento di produttività, francamente, quando poi abbiamo fatto la spesa di costruire le pale, però... Forse per i piccoli metri quadrati della nostra produzione non era il massimo. Chiaramente la produzione va a calare, novembre siamo sui 2 grammi metro quadro di E, quello che i Menez per il sud della Spagna si è trovato come media annuale 10 grammi metro quadro al giorno. Noi francamente questo lo troviamo nei picchi, noi lo troviamo nei picchi, noi come media annuale abbiamo determinato che si possono avere i 6, 5. I 5-6 grammi esattamente, metro quadro di quello. La cosa interessante che purtroppo qua non vediamo, che però mi interessava farvela vedere, è quando noi andiamo a paragonare questa produttività con la produttività proteica, ma non c'è proprio qua l'altro PowerPoint, il PowerPoint di Office. Cioè qua dove c'è annual yield vegetables, qua praticamente c'è una lista delle commodity proteiche che vengono coltivate in Italia, che ne so, vegetali chiaramente, no? Soia, mais, e ci sono le produttività in grammo metro quadro riferite in questo grafico qua alla produttività in biomassa, e la spirulina già sta molto sopra, ok? E poi abbiamo fatto anche vabbè, ve lo devo raccontare perché non vediamo nulla.
e poi abbiamo determinato il contenuto proteico, non ci sono grosse variazioni da giugno a novembre, questo diciamo è quello che vi posso dire. La cosa incredibile è che la produttività proteica, se noi prendiamo come riferimento, noi abbiamo incrociato i dati della FAO sulla produzione di biomassa per diverse biomasse, qua e là c'è scritto soia, fagiolo, non so, delle biomasse proteiche ci sono, no? E poi abbiamo fatto dalle tabelle nutrizionali di queste varie biomasse, abbiamo visto le percentuali proteiche, abbiamo fatto le produttività proteiche, e la spirulina in produttività proteica è, cioè, le altre biomasse sono qua, lei è proprio in un altro pianeta. La ficocianina, c'è questo andamento e mano a mano che la radiazione solare scende, segue un po' questo andamento calante, non ci sono grosse differenze rispetto ai due sistemi di coltivazione. Sì, la nostra spirulina diciamo c'ha tra 0,8 e 0,008 e 0,04 grammi, quindi tra 80 e 40 mg su grammo. Jimenez si è trovato una media di 58, più o meno come la nostra. Su peso secco, sì. È solo di ficocianina, perché molti misurano la ficocianina cruda, che francamente viene un valore altissimo. Sì, cioè fanno un calcolo molto semplificato che poi alla fine ti dà una sovrastima assurda. Alcuni ho visto scrivono ficocianina 12%, cificocianina 12%. A volte mi sono allarmato, dice, ma veramente ce l'avrà? No, non ce l'hanno mai dentro. È il modo diverso con cui viene calcolata. Qua ci sono i lipidi totali, qua c'erano la differente distribuzione degli acidi grassi, okay? A seconda del mese, quello che abbiamo visto è che il contenuto lipidico aumenta un po', però no, perché siccome già è basso quello della spirulina, no? L'inverno aumenta un po'. Il metabolismo shifta verso i grassi. Esattamente, quando fanno le palline, non so se vi è capitato, fanno tutte palline sopra. E gli acidi grassi rappresentativi della nostra spirulina sono questi qua, quindi palmitico, linolenico e gammalinolenico. Il gammalinolenico è intorno tra il 25 e il 30% degli acidi grassi totali. Palmitico circa il 50% e l'altro 20-25% è il linoleico. Carotenoidi totali, stranamente ci siamo trovati con la miscelazione un valore basso abbastanza costante, e invece con le pale abbiamo avuto questo andamento a campana, è andato a decrescere a settembre e poi è salito di nuovo, però siamo sempre in un range molto stretto, tra 2 e 4 mg litro. La clorofilla è la stessa, grosso modo la stessa cosa, spero che meno l'attività antiossidante esca, non esce neanche quella. Comunque sull'attività antiossidante invece abbiamo visto una differenza tra i due sistemi, perché solo il sistema di reazione porta a dell'accumulo di spirulina in delle zone, delle dead zone, zone morte, e l'attività antiossidante è più bassa generalmente della cultura, invece con le pale si mantiene su valori molto più alti. Ok, quindi quello che possiamo dire è che nel sud Italia possiamo avere con delle tecnologie low cost un'elevata produttività. La composizione biochimica del prodotto è abbastanza costante da poter costruire tranquillamente un'etichetta nutrizionale senza dover impazzire con diversi lotti. La concentrazione di ficocianina è molto alta d'estate. Qui bisogna capire come giocare su questo fattore. Magari se parte della spirulina viene utilizzata selettivamente per l'estrazione della ficocianina,
che vi dico al momento rappresenta un plus molto importante. Uno si va a prendere quella di giugno, luglio e agosto, così questo lavoro lo va a fare con una spirulina che è molto concentrata in ficocianina. L'attività antiossidante è abbastanza stabile e migliorando il metodo di mixing aumenta. Questo stesso lavoro che abbiamo fatto anche un'analisi dei costi. Noi, pur essendo università, alla fin fine ci siamo messi penna alla mano, abbiamo fatto ore di lavoro, materiali, beni durevoli, consumabili, abbiamo messo tutto in fila e abbiamo elaborato quello che è la nostra produzione pilota, è la prima riga che trovate. Ok? E l'impianto è 6 da 11 metri quadri, 66 metri quadrati, niente di che, proprio un impianto pilota piccolissimo. Capital depreciation, capite che cosa significa? È il, cioè il costo di capitale che io spendo, noi abbiamo fatto un deprezzamento decennale, cioè che è un ammortamento decennale, cioè che vale 0 tra 10 anni, ok? Quindi tutto quello che abbiamo speso per fare l'impianto poi viene spalmato sui chili della produzione che viene fatta per i 10 anni che ci dura, ok? E il valore per chilo che ci è uscito è 13,7, cioè noi di costo capitale spendiamo e spenderemo 13,7 euro al chilo da mo' a 10 anni. Lavoro è il punto che duole di più in questo caso, perché se vuoi produrre bene ci vuole una persona dedicata che lo faccia in modo metodico. Cioè farlo domani lo faccio, dopodomani non lo faccio, non va bene. E noi ha funzionato quando noi abbiamo fatto una turnazione come all'interno, diciamo, di un'azienda, cioè il mercoledì se ne occupa questo, no? Il giovedì se ne occupa quest'altro, abbiamo fatto proprio i turni con le ore di lavoro, perché tanto è un lavoro abbastanza standard, sempre quello, non è che devi fare cose. Ecco, noi per esempio adottiamo il reintegro, lo facciamo settimanale per una questione di comodità, anche se sarebbe bene farlo tutti i giorni al posto raccolta, però ecco, ci prendeva troppo tempo, significava ancora più soldi. E allora abbiamo detto facciamolo una volta a settimana, chi fa il turno del venerdì raccoglie meno, fa il reintegro, e in ogni caso per ogni chilo di spirulina ci vengono 55 euro di costo di lavoro. Vabbè, raw materials sono gli input materiali e le utilities, energia elettrica, quello che spende il gas, quello che sia. Ok, prezzo totale di costo 77 euro e 9. Chiaramente è un impianto pilota, noi non siamo nati per produrre, però nel momento in cui, diciamo, ve lo sapete, la maggior parte della nostra spirulina la vendiamo tutta a un pastificio, abbiamo deciso di non fare cose che facciamo una cosa uno, una cosa un altro, sappiamo che la nostra è una quantità ridotta di produzione e quindi noi gliela passiamo in blocco. Facciamo quella media di 250-300 kg, quelli che vengono, diciamo, a stagione, glieli diamo e chiudiamo lì la faccenda. Fatto sta che a noi ci viene questo sproposito di prezzo per chilo. Siamo andati oltre e siamo andati a vedere quelli che hanno un piccolo impianto in Italia. In Italia i piccoli impianti non superano i 1000 metri quadri. Anzi, che io sappia, il più grosso di spirulina è di 800 metri quadrati. Ci sono degli impianti anche di 1000, però non fanno solo spirulina, quindi non li posso tenere nel conto, perché a catalogo c'hanno 10 alghe, quindi per me non stai facendo su tutti i 1000 metri quadrati di spirulina, quindi non gliel'ho fatta proprio loro la domanda. Su quelli che stavano in piedi, io gli ho chiesto: ok, tu c'hai 400 metri quadrati, quante persone c'hai a lavorare? Il conto poi dei materiali è presto fatto, e a queste persone fino a 1000 metri quadrati la spirulina gli viene 36,80 euro. Ok? Sì, batti moltissimo, perché soprattutto l'incidenza del costo del lavoro si più che dimezza, perché una persona può governare una vasca così. È un impianto mega, mega galattico. Sì, grosso modo sì. Il lavoro è da fare.
magari quando, siccome è un po' stagionale la nostra produzione, magari proprio nel picco, allora prendi un'altra persona che ti aiuta, sennò poi generalmente Ma un se tu mattizzi anche un po' il sistema, E poi automatizzare il sistema, cioè quello che ci chiaramente. guadagni su questo lavoro, Sì, però poi devi calcolare che poi ti aumenti qua. Cioè è una scelta che puoi fare. Generalmente gli impianti grandi si economizza. puoi fare sono quelle proprio di base, la Sì, premi per raccogliere, premi un bottone, si accende una pompa e va direttamente in un vibrovaglio e non è che devi stare a pensare come devo, che devo mettere, che devo fare. Ti premi un bottone e raccogli. E poi abbiamo fatto questo prospetto perché ci aspettiamo, non sappiamo quando, un impianto da 1 ettaro. Il primo impianto da 10.000 metri quadrati, non si capisce bene ancora dove si debba fare questo impianto, qualcuno lo farà. Qualcuno lo farà. E abbiamo provato a metterci nei panni di questa persona che lo sta pensando, che lo tirerà fuori, quanto gli viene a fare. E chiaramente diciamo, abbiamo dei numeri ballerini. Ok, in costo capitale potrà fare un impianto molto a bassa tecnologia. Che gli incide 5 euro per chilo o più performante. Il costo del lavoro dipenderà direttamente da quello che ha investito come capitale, se ha investito poco deve mettere più lavoro o viceversa. Risparmia un po' sui materiali, sulle materie prime sicuramente e un po' anche sulle utilities. Sostanzialmente però dovrebbe stare in questa forbice qua. Dovrebbe stare in questa forbice qua ed è al momento una forbice un po' rischiosa. I nutrienti li considerano materie Romatilia, sì. Gli input anidride carbonica, non so, quello che ti serve per il running dell'impianto. Perché rischiosa? Perché è rischiosa questa cosa? Perché al momento ho due prodotti in giro come biomassa. C'ho un prodotto che posso riassumere in una parola in cinese cubano, ok? Parzialmente sudamericano, un po' thailandese e un po' indiano, ok? Parte a 7 euro, arriva a 12, chi lo sa comprare lo compra pure a 10. È un po' triste questa cosa, però diciamo, è bene affrontarla perché uno deve capire che cosa sta andando a fare. E poi c'è il prodotto americano, che sostanzialmente si chiama Cyanotech ed Airtrice. E quello, e loro hanno scelto invece di avere dei canali preferenziali. Non so se abbiamo un canale preferenziale anche qua davanti. In ogni caso, Cyanotech ha detto Marcus Rohwer, sei tu, capito? Non voglio che 7 anni si piglia la mia e si mette in giro e se ne va a vendere la mia spirulina. È andato da Marcus Rohwer e gli ha detto portamela tu in Europa. Sostanzialmente a quanto ci arriva quella della Cyanotech? Se la facciamo venire direttamente da lì, 18 euro, 17-18 euro. Certo paghiamo un sacco di soldi di trasporto, ma se ne trasportiamo tanta, è risolto. Cioè se ne compri 25 kg, paghi più di trasporto che questo è un problema tuo. Poi in realtà che cosa succede a questi prodotti? Ok? Perché qua parliamo di mercati della fame e poi questi prodotti vengono magicamente inseriti all'interno di una pillolina e 60 pilloline
di 250 mg vengono venduti a 20 euro. No. Chiaro. Più o meno. 10? Le nostre sono da 500 mg, 180 a 20 euro. A 20 euro. Però sono a 500, 180. 500, 180. Parliamo di quanti grammi? 90 grammi. 90 grammi? 20 euro. Avete un prezzo molto concorrenziale. Che tipo di prodotto utilizzate? Lo pubblicizzate in etichetta? Sì, è tutto regolato. Perché anche qua è tutto un mondo. Che qua è tutto un mondo, perché se sto comprando la spirulina dalla Cyanotech e la devo comprare via Marcus Rower, se no devo andare a litigare lì. Significa proprio partire, andare in America, andare a fare una questione. Alcune aziende lo possono fare, cioè hanno la forza di fare, lo fanno. E poi come faccio sto prodotto a valorizzarlo sul prodotto cinese? Lo scrivo in etichetta? Io vi dico che quello che funziona adesso è scrivere Made in Italy sopra. Questo è il plus che si può utilizzare, ok? Perché secondo me adesso scrivere prodotta in USA o prodotta in Cina, il consumatore non ne ha nessuna percezione di vabbè, questa è fatta là. Non ha nessun plus. Cioè non è informato sulla differenza del prodotto, no? Purtroppo dire in Cina nel marketing è negativo. Nel marketing è molto negativo. Dire per l'italiano è fatto fuori. Per l'italiano è fatto fuori. È fatto da qualche parte che non è qua. Quindi quello che vi posso dire, sì, costerà tantissimo fare questo impianto da un ettaro. Sta spirulina comunque verrà cara. Diciamo che non viene 13, no? Questi sono bravissimi. Se la fanno a prezzo di costo 8 euro gli verrà. Comunque secondo me svolteranno. Perché in questo momento il mercato è molto frammentato. Una spirulina italiana buona adesso costa tra i 50 e i 150 euro al chilo. Non mi chiedete perché, io non lo so. Non c'è un... non c'è una ragione per cui... Io... Sì, perché chiaramente parliamo di un mercato di nicchia. Dove adesso sta funzionando Made in Italy, biologico, tutta una serie di incastri perfetti, di cose, però è giusto che sia così, perché altrimenti la scelta è che noi abbandoniamo spirulina e andiamo su un'altra che invece le skills sono poche. Sostanzialmente i paesi emergenti fanno fatica a farla e ci mettiamo a inseguire, però secondo me questo è un inseguimento dei mulini a vento di Don Quixote, perché noi forse dovremmo fare il ragionamento inverso, in cui noi dobbiamo produrre qua, il prodotto deve fare poca strada, deve usare quanto più possibile nutrienti sostenibili che non vengono dal Cile. Esattamente. Paradossalmente questa cosa, che dovrebbe far costare meno il prodotto, può far aumentare il prezzo perché c'è dentro un valore aggiunto. Se io riesco a comunicarlo. Esattamente. Sì. Questo poi la visione del commerciale è ribaltata, perché il commerciale pensa sono io che ti dico tu cosa devi pensare, non è che nel commercio se c'è sono io che ti comunico le cose e sostanzialmente ti dico che cosa è e che cosa non è, okay? Poi è chiaro che poi c'è la verità dietro, che se una cosa è o non è quella cosa. Esattamente, se supportato dalla verità poi è il massimo. Poi c'è anche una percezione
un'operazione strana, un integratore se costa pochissimo non serve a niente, non è buono. Allora, un altro mannaggia. No, vi volevo fare un paragone giusto lampo, no? Dice, ma perché poi costa tutti sti soldi? Noi andiamo a fare tutte queste micro farm in Africa e in India, ok? Non è che là costa meno, eh? Non è che produrla, cioè certo loro hanno un basso costo della manodopera. Non pensare che facciano una produzione tanto... Mediamente gli impianti commerciali viaggiano sulle 10 tonnellate ettaro. Questo è il valore, poi chi ne fa 15, chi ne fa 9. Okay, però mediamente questo è il valore sulle colture, sulle estensioni. Io qua sto parlando proprio invece delle microfarm, vedi? Questa è Madurai, una farm di... tutta gestita da donne, in una farmacia di Madurai, ok? Compresse da 500 mg, sono vendute tra i 20 e i 23 rands per 10 tavolette, ok? Che rappresentano in chilogrammo tra i 4.500 rupie, cioè 75 euro al chilo, in una farmacia di Madurai, ok? In India l'investimento richiesto per una vasca da 18 metri quadrati è 10.000 rupie, 166 euro, ok? Una tank produce 144 grammi di spirulina secca al giorno, più o meno quello che facciamo noi, anzi noi teniamo pure la possibilità di buttare dentro, possiamo fare anche molto di più noi. Abbastanza per supplementare la dieta di 150 bambini a un grammo al giorno, intendiamoci, supplementare. Veniamo di qua, in Europa e negli USA, venduta in capsule da 500 grammi tra 20 e 30 euro, ok? Questo si converte in chilogrammi in un prezzo di circa 500 euro al chilo. No, giusto per confronto, no? Questo, vedi, è proprio uno studio fatto da Antenna Technology, che praticamente è quella più famosa che si occupa, diciamo, di... I conti sono presto fatti, no? Total cost per chilogrammo, gli viene 6,30 euro, fatta rudimentalmente a basso costo. Però dobbiamo immaginare che con 6,30 euro, ok? Io faccio un chilo... di spirulina che, siccome l'anemia delle donne, diciamo, oltre l'80%, ok, cioè andiamo su una finalità precisa, ok, perché viene fatta sta spirulina seppure costa tantissimo, ok, perché io mi viene 6,50 euro lì, quindi 1000 grammi 6,50 euro, ma io c'ho un problema di vitamina A e c'ho un problema di ferro sostanzialmente, ok? Quindi mi faccio i miei conti, da dove lo dovrei andare a prendere sto ferro e sta vitamina A? L'alternativa sarebbe che si dovrebbero mangiare tipo 100 carote, quintale di spinaci, è una cosa di questo tipo. Invece io posso fare delle semplici supplementazioni da un grammo, di solito, o fanno 2 grammi le donne incinte e quelle che allattano, e fanno 1 grammo anche gli infanti proprio, i piccolissimi malnutriti. Cioè, sostanzialmente sì, io spendo esercito, però... Io faccio un'integrazione importante della dieta tra le 500 e le 1000 persone, tra bambini e adulti, con 1 chilo di roba. Quindi andiamo proprio su un'altra filosofia. Abbiamo un problema e lo risolviamo. E lo risolviamo in modo sostenibile, anche se ci sembra alto, perché loro con 6,50 euro, hai capito, che comprano a Madurai? Ma se lo ci mandano, 1000 chili di carote, 4.000 chili di... E non solo,
c'è va bene. Un'utenza superiore alle nostre, perché sono milioni di leoni di impressione. Portando tutto quello che facciamo di acqua per niente di carota, il discorso che facevamo prima, che facevo prima. E poi c'è, il discorso della sostenibilità, che mi dispiace che non ci abbiamo avuto il tempo di affrontarlo. Che sostanzialmente diciamo che una cosa è una crop, una coltura è sostenibile, quali sono i fattori, no? Consumo d'acqua, l'energia che spendo per ottenere il consumo del suolo, li posso riassumere in emissioni di atmosfera di gas o in petrolio consumato sostanzialmente. Quanto mi risolvono le alghe questa cosa? La visione mia, mi risolvono molto, perché per unità di suolo posso coltivare, posso produrre almeno 10 volte più proteine vegetali di qualsiasi altro vegetale. Però devo trovare un modo di non arrivare a che costi 6,50 euro al chilo. Il consumo d'acqua, noi abbiamo fatto delle sperimentazioni, sappiamo precisamente noi per produrre 50 kg di spirulina secca quanta acqua abbiamo consumato. E vi dico che riciclando il mezzo, come per esempio con la spirulina, il consumo d'acqua non è proprio assolutamente paragonabile a quello che si consuma con il peperone piuttosto con il mais. Il mais mangia tantissima acqua, nonostante che siano colture in acqua. E il riso anche lì, esattamente. È uno dei cibi più usati nel mondo anche. Esattamente. Sull'energia non ci siamo ancora, sugli input energetici, in termini di materiali. L'energia, riesci ad entrare, a trovare la tua sostenibilità se dalla tua biomassa ne estrai tutte le molecole che non vuoi raggiungere, tutte. E poi? Le vendi e il residuo, processi termochimici, all'energetica, lo destini all'energetica. Perché poi quando tu hai fatto tutte le estrazioni hai comunque un contenuto in carbonio, ci sono tutta una serie di processi termochimici che non comportano neanche la disidratazione del materiale di partenza. Sì, quindi tipo... Quindi energia anche nel disidratare, perché la metti umida. La liquefazione, l'idroliquefazione. Va bene tutto, però... Però hai visto la spirulina quanto viene da noi e quanto viene a Madurai? Ok? Tu bruceresti mai quella roba? No. La frazioneresti? Io la frazionerei solo se dentro c'è un composto che costa 40 milioni al chilo, la ficocianì. Ma infatti. Quello lì me lo prendo, sì, perché c'è un mercato. C'è un mercato di nicchia, purtroppo. Siamo lontani, perché se per la spirulina diciamo i costi sono questi, quando andiamo a fare questi calcoli qua su alghe tipo su clorella, andiamo a 1900. Questo è il motivo per cui siamo in quella barriera tra food supplements, food. Quando noi riusciremo ad abbassare questo maledetto costo di produzione, andiamo nel mercato food, poi mi parlate del mercato fuel e di tutto il resto, che tanto stanno dopo. Cioè se il cibo deve costare massimo 1 euro al chilo, il fuel deve costare 0,1 deve costare il fuel. Tu nel food non puoi dare come mezzo dei reflux. Nel? Sì. Non puoi mettere il wastewater, il reflo, l'acqua refla. E dipende sto reflo che cos'è? Perché ti dico io, per esempio, i refli di cui ci interessiamo noi ci interessiamo di refli di tipo agroalimentare.
ad esempio abbiamo scoperto che le aziende di canditura, non so quanti zuccheri esausti mandano in digestione anaerobia, sostanzialmente lì per produrre metano. Noi li abbiamo recuperati, abbiamo visto che possono essere usati tranquillamente in eterotrofia, funzionano benissimo. E sono food perché derivano da un processo food. Quindi sì, era un rifiuto, ma era il rifiuto di un processo food che quindi per assonanza resta un processo. Va bene? Vi ringrazio molto dell'attenzione, è stato un piacere. Benissimo.